Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz. Questo è un nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia in collaborazione con la testata giornalistica antimafia2000.com. Con voi, come sempre, Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la nostra regia centrale, Rosario Moreno e Ugo Moreno. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Buonasera a tutti. Bene, allora salutiamo anche il nostro ospite Andrea Del Zozzo, coordinatore del gruppo Agende Rosse Emanuela Loi di Udine. Ben trovato Andrea. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Rosario, buonasera Antonella, buonasera Massimo, buonasera Ugo. Niente, siamo qui per parlare di un problema che c'è stato, un problema, a mio avviso un problema, se volete ne possiamo parlare, Ne altrimenti. parliamo fra 2 minuti. Passiamo adesso alla linea Prego. a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Alle 22.05 prendiamo la linea da Radio Fabbro Veneto, dunque dalla nostra redazione, testata giornalistica Pianeta Oggi TV, per dare alcune ultime novità sulla terribile la strage che c'è stata a Bruxelles. Rapidamente poi vi lascio tutto lo spazio sino alle 23. Dunque, in Italia non ci sono zone franche, la polizia entra ovunque, il ministro dell'Interno Alfano alla trasmissione, potremmo dire alla storica trasmissione Porta a Porta, sottolinea le differenze rispetto al Belgio per alcune realtà come quella di Molenbeek. Uno dei terroristi era stato espulso dalla Turchia, non critico le autorità belghe, ma le falle nei sistemi di sicurezza, afferma, sono la preoccupazione per il futuro. La soluzione è avere una banca dati unica che renderebbe più forte l'Europa. Nelle ultime ore non ci sono state espulsioni in Italia. C'è un'altra news, dunque è stato convocato per domani un consiglio straordinario dei ministri degli interni dell'Unione Europea, il vertice chiesto dal governo belga dopo gli attentati terroristici che hanno colpito Bruxelles. Si terrà alle ore 16. Sulla nostra testata, pianetaoggitv.net, ecco, c'è un collegamento diretto con la televisione intercontinentale All News, Russian Today, RTSAT, con logo RTSAT, ricevibile anche dal satellite Hotbird. Noi la ripetiamo per un accordo ben preciso con Giulietto Chiesa, Pandora TV e quindi RTSAT. Detto questo, alle 22.07 scattate in questo momento, è tutto dalla nostra redazione. Restituisco la linea a Bari per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Noi ci sentiamo per eventuali aggiornamenti intorno alle 22.58, minuto meno, minuto meno. Antonella. Grazie Massimo. E adesso devo passare la linea al nostro regista Rosario Moreno per una sua notizia. Prego, Rosario. Bene, cari amici, allora grazie Antonella. Volevo soltanto ricordare sempre il nostro network che parte con tutte le web radio che sono collegate con noi in questo momento, da Radio Reno Web in www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it e Radio Isso in www.radioisso.it. Poi volevo salutare tutti i nostri amici a telefonarci allo 0422 16 26 622 per intervenire in diretta con noi e col nostro ospite questa sera, oppure di scriverci sulla chat. E un'altra cosa importante, da qualsiasi sito del network usiate la chat, è comune a tutti, quindi tutti quanti vediamo quello che scrivete. Quindi se vi trovate su Favaro Veneto, sul sito di www.radiofavaroveneto.it, usate quella chat perché la leggiamo anche noi senza nessun problema. E poi un'altra cosa importante, visitate i nostri social partendo da Facebook, cercateci come Radio Saiuz, mi raccomando. Perché stiamo insomma partendo con un servizio molto importante curato da Ugo e poi in Twitter e quant'altro. Soprattutto i podcast, le trasmissioni live
vengono registrate e vengono messe su YouTube. Quindi su YouTube basta cercarci come Radio Science e potete riguardarvi tutte le nostre puntate live, tutte le nostre dirette. Antonella, ti ringrazio della parola, ti rigiro il tutto. 22.08, vai che si balla. Io ringrazio te, Rosario, perché non sarei stata brava a dire tutto quello che tu hai detto in pochi secondi senza intorcinarsi con la lingua, quindi grazie, Rosario. Allora, prego. Iniziamo nel merito della trasmissione. Andrea, dunque, Andrea del Zozzo, come dicevamo, è il coordinatore del gruppo del movimento Agende Rosse Emanuela Loi di Udine. E il 21 marzo, che è stata la giornata nazionale dedicata alla commemorazione delle vittime di mafia, si è ritrovato con il suo gruppo per un presidio di legalità in Gorizia, nella città di Gorizia, giusto Andrea? Sì, confermo il tutto. Benissimo. Aggiungerei, se mi permetti, che da quest'anno il 21 marzo è diventata una sorta di festa nazionale, perché il nostro governo ha finalmente deciso di dedicare la giornata del 21 marzo per gli anni a venire al ricordo delle vittime della mafia. Difatti ci sono state diverse manifestazioni un po' in tutta Italia. Di solito voi partecipavate a quella che si svolge normalmente a Messina. Allora, noi avremmo voluto come gruppo partecipare a Messina, però tu mi insegni, ti do del tuo, Antonella, gli ascoltatori perdoneranno, tu mi insegni che partecipare ad una manifestazione a Messina, per chi vive dalla parte opposta del paese, che sia Torino o che sia Udine, insomma è anche un dispendio economico, e oggi come oggi, sai, non è che ci stanno tanti soldini in casa, ecco. E quindi abbiamo deciso di non scendere a Messina, ahimè, per questa manifestazione, che bella, tutto quello che tu vuoi, e di però portare qui sul territorio nostro, dove con 10 centesimi di nafta o di benzina riusciamo ad arrivare, di portare qui sul nostro territorio appunto un presidio di legalità, che voleva solamente ricordare agli astanti, al pubblico, cioè alle persone che stavano a spasso, in questo caso per Gorizia, che purtroppo le mafie hanno ammazzato e continuano ancora oggi ad ammazzare, che se ne dica. Hanno ammazzato ieri con le bombe, con le pistole, e oggi ci ammazzano con le banche che non ci danno soldi, ci ammazzano col fatto che se hai più di 40 anni e perdi il lavoro sei un uomo finito, eccetera eccetera, eccetera. Siamo Pertanto, andati, insomma, siete stati a Gorizia, avete organizzato un piccolo presidio. Sì. E cosa è successo, Andrea? Successo che abbiamo ricevuto dei piccoli segnali da parte del, per esempio, della Polizia di Stato, dalla pattuglia della Polizia di Stato, che è passata un paio di volte e ha fatto quel... Lo dico, purtroppo se ci passano i danni la colpa è mia, ma sono sicuro che non diranno niente a nessuno. Sono passati e hanno fatto quel piccolo gesto di saluto innocente che si fa tra amici, tra persone che ci si conosce, quello del gesto del ciao con la mano. Non ci hanno detto nulla, ci hanno fatto ciao con la mano come per dire grazie ragazzi che state qui, perché rammento a tutti che il movimento della Agende Rosse nasce dalla morte di Paolo Borsellino, ma da 5 cadaveri di poliziotti. Uno di questi 5 cadaveri è stato riportato a casa, a Cagliari, in una scatola di scarpe. Queste sono cose che noi non dobbiamo mai dimenticare. Il corpo di Emanuela Loi è stato riconosciuto per i capelli, per quel ciuffo biondo di capelli. La mano di Emanuela Loi era al quinto piano di Via D'Amelio. Quindi rendiamoci conto, per chi non è mai stato in Via D'Amelio, si renda conto da queste poche parole quello che potrebbe essere stato quel cratere. Noi siamo un gruppo di persone che vogliono dire, signori, non dobbiamo dimenticare, dobbiamo tenere alta la vigilanza, specie qui nel nord e nel nord-est in specifico. Io stavo vedendo adesso il giornale, una mia amica, una nostra amica, chiedo scusa, una nostra amica Luana, ti chiedo perdono, la nostra amica Luana De Francisco oggi ha pubblicato sul Messaggero di Udine una notizia apparentemente così banale: corruzione internazionale, virgola, perquisizione della Pilosio. La Pilosio è un'azienda qui di Folletto Umberto, corruzione internazionale, cioè qui abbiamo superato la corruzione normale, signori, qui siamo arrivati già all'internazionale. Vabbè, insomma, qui abbiamo infiltrazioni mafiose che, ma io non oso pensare quello che sia. Abbiamo notizie che Matteo Messina Denaro venga in villeggiatura dalle parti del Cadore, signori. Ma...
Ecco, no, la situazione, le antenne, signori. La situazione è sicuramente grave, pesante e quasi insostenibile. E purtroppo i segnali che riceviamo non sono rassicuranti. Esatto. Quindi, Andrea, tornando al fatto tornando al segnale, che scusa la divagazione, ma sono cose che mi prendono dentro e poi io mi lascio ascoltare. Arriviamo a Gorizia, prendiamo possesso del possesso, parolaccia, prendiamo possesso del posto dei segnali, eccetera, eccetera. Mettiamo sul nostro tavolinetto un tavolino di quelli da 20 euro perché non abbiamo soldi da spendere. Due sedioline, giusto perché non possiamo stare in piedi tutta la giornata. Io ho 57 anni, quindi fatico anche a stare in piedi tutta la giornata oggi come oggi. Mettiamo sopra questo tavolino le nostre accendine rosse, che ormai conoscono tutti. Dei libri diversi dal solito libro di Bruno Vespa. Un libro era Il sogno di Paolo, scritto da una mia carissima amica, tra l'altro, la Cristina Pagella, che saluto se è all'ascolto, e un libro di un altro mio caro amico, Pietro Orsatti, un libro sulla mafia a Roma. Alle nostre spalle approfittiamo di due ganci che abbiamo trovato preesistenti, quindi facevano già parte della struttura, due ganci ai quali si andavano ad appendere le tende, quelle che una volta si usavano per chiudere per evitare che il sole picchiasse dentro le stanze, e appendiamo uno striscione, per me innocuo, un striscione che è stato, premetto, che è stato fotografato, visto e controllato dalla Digos di due punti a capo: Roma, Bologna, Udine, Trieste, Pordenone e Treviso, e poi Varese. Insomma, è uno striscione che ha girato mezza Italia. Questo striscione su sfondo chiaro, è scritto in sono scritte queste parole: Movimento delle Agende Rosse, Presidio Emanuele Aloi, Udine. Non ci sono altri segnali, altri simboli, altre cose. Non c'è un simbolo, non so, del partito X o del partito Y, non c'è la foto dell'Occo Siffredi nudo, non c'è la foto di Silvio Berlusconi, non c'è la foto di Renzi, non c'è foto di nessuno. Non ci sono loghi pubblicitari. Assolutamente, assolutamente. Uno striscione autocostruito. Scusami, Andrea. Chiunque volesse rendersi conto di quello che è lo striscione lo trova sulla tua pagina Facebook, perché c'è appunto la foto postata. Questo è giusto perché sia chiaro di che cosa stiamo parlando. Bene, esatto. Quindi questo striscione affisso su proprietà privata. Su proprietà privata, sì, come ti dicevo prima, era su proprietà privata. Tra l'altro il proprietario di questa proprietà non è corretto, era il ragazzo che per ovvi motivi, come dicevo prima, Udine e Gorizia sono pochi chilometri, però avanti e dietro, insomma, è anche un costo economico, permetterete questo qui. È stato il ragazzo che ha preso in comune il permesso per fare questo presidio. Ecco. Quindi voi avevate le autorizzazioni per il presidio, per lo striscione, per tutto? Allora, per lo striscione ne ho parlato, poi adesso mi bruci sui tempi. Per lo striscione no, ma è come si dice, è come dire, se te sei viva, respiri, cioè è scontato. Sono cose, almeno a Trieste non mi hanno... Bisogna capire se tu mi capirai il senso e la ragione della mia domanda. Assolutamente, no? Sì, vedi. Bisogna, dico quello, ovviamente. Adesso sono costretto a fare un salto, temporale. Il casino, se così è nato perché alle 10.55 circa, minuto più, minuto meno, perché queste cose non vai a guardare l'orologio, si avvicina a questo presidio un vigile urbano, posso dire di sesso femminile, che dice: questo striscione qui lo dovete togliere perché non siete autorizzati. Benissimo, togliamo immediatamente. Il tempo di alzarci dalla sedia, fare un metro e mezzo e staccare lo striscione. Chiaramente chiediamo il perché mentre stavamo staccando lo striscione. Questa signora molto gentilmente ci risponde perché dava fastidio a qualcuno, non ci ha detto dava fastidio a Tizzaccaio. Mia moglie, che è dietro di me, che può confermare quello che sto per dire, fa una considerazione, dice: ma guardi signora, oggi è il 21 di marzo. E beh, la risposta di vicino è stata: e beh, allora? E allora, a me che me frega? Lo striscione dava fastidio. A quel punto noi ci siamo trovati ad essere come il questuante all'angolo della chiesa, all'uscita della chiesa, darmi un euro per mangiare, perché noi eravamo visibili solo per quello striscione. E qui devo chiudere, devo fare un passo indietro. Striscione che nell'ordine è stato visto da guardia di finanza che sono passati per prendere il caffè
a piedi hanno guardato, sono un paio di vicini urbani che precedentemente sono passati, che precedentemente sono passati dalla Polizia di Stato, che è passata facendo ciao con la manina, e probabilmente anche, come faccio una battuta io, anche dall'arcivescovo di Canterbury, perché lì era un via vai di persone, ragazzi che andavano nelle scuole, ragazzi che uscivano dalle scuole, gente che andava in farmacia. Passata anche la responsabile di Gorizia del Movimento Libera, oh che bello, c'è stata anche voi, magari poi facciamo qualcosa insieme, benissimo, per me nessun problema, nessuno ha detto una parola su quello successo. È arrivato poi alle 11, minuto più minuto meno, l'ordine non si sa da chi, non mi interessa il perché, non mi interessa, ci hanno fatto poi la restrizione, benissimo, io lo smonto subito, siamo ligi alle leggi, siamo ligi alle leggi. Solo che quello che io, quello che mi fa rammaricare è quando io vado a Trieste per fare un presidio, se non ricordo male fine metà ottobre, fino metà ottobre, vado nell'ufficio apposito del comune di Trieste, guardate, dovremmo fare, sì sì, non c'è problema, li mettete lì, dovete farmi questi documenti, benissimo, guardi, mettiamo lo striscione, non c'è problema, dice no, è normale che mettete uno striscione. Quando io vado a Pordenone a fare queste cose, è normale che io metto lo striscione, certo, sì, non mi metto lì con... è normale, certo, sicuramente è normale, ed è chiaro che però nello specifico, diciamo, il fatto che si trattasse del 21 marzo, che era il giorno della commemorazione dei morti per mafia, sta un po' alla sensibilità individuale, comprendere e sposare certe cose. Ci rendiamo conto che questo non è possibile per tutti, come ci rendiamo conto anche che sia giusta l'applicazione di una norma e di una legge laddove venga violata. Assolutamente sì, Antonella, siamo i primi a rispettare la legge. Benissimo, ma però ti faccio una domanda, perdonami. No, aspetta, Andrea, aspetta, soprattutto quando è appunto il gruppo dell'Agenda Rossa a fare queste cose. Però quello che ci auguriamo e del quale siamo certi a questo punto è che altrettanta diligenza e inflessibilità venga applicata sempre e comunque. Io mi permetto di fare un'altra domanda, Antonella. Allora, è vero, perché io ho qui davanti a me la copia della richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, dove non è richiesto l'uso di due sedie. Se vuoi ti vado in garage e ti vado a prendere le due sedie che portavo, delle foto, ti faccio la foto e te le mando. Perché mi sono venuti a scassare i capazzisi, come direbbe qualcuno, chiedo scusa per la volgarità della parola, perché sono venuti a scocciarci per uno striscione appeso al muro che non dava fastidio, e non ci hanno detto nulla per i libri, per il computer che avevamo lì sopra. Sì, ma Andrea, per le sedie. Andrea, scusami, io credo che ci sia anche un errore che ha compiuto il vigile. Perché il vigile nel suo intervento, credo che sia legittimo, non può dire togliete lo striscione perché dà fastidio a qualcuno. Eppure deve dire togliete lo striscione perché non siete autorizzati. Posso garantire che quelle parole, questo deve dire, perché se lei dice dà fastidio a qualcuno, sembra quasi che qualcuno vi obblighi a toglierlo. Ecco, allora non c'è un'applicazione della legge, non c'è un'applicazione della norma. Infatti, Antonella, nonostante io sia una persona abbastanza focosa di carattere, mi scaldo subito, sono riuscito a mantenere, forse è stata Emanuela che mi ha messo la mano in testa e mi ha detto fa bravo, abbiamo tolto tutto quanto, perché a quel punto, ripeto, ci siamo sentiti come i questuanti, cioè noi vogliamo fare antimafia, non vogliamo chiedere l'euro per mangiare, con tutto il rispetto per chi è costretto a chiedere un euro per mangiare. E ce ne siamo andati. Nel momento in cui, poco dopo che siamo andati via, vengo rintracciato dalla Digos di Gorizia. Quindi immaginate anche un attimo la scena: dico, cavolo, sto per strada, sto andando dalla parte opposta. Dico, vabbè, datemi il tempo di fare manovra e vengo subito da voi. E siamo stati interrogati appunto su questo fatto dalla Digos di Gorizia. Il signore e la signora, che sono stati due gentilissimi funzionari della locale Digos, dei quali non posso fare per ovviamente per ovvi motivi i nomi, questi due funzionari ci hanno chiaramente detto che loro procederanno, per quello che possono fare, a fare un'informativa alla prefettura, perché qualcuno
o in prefettura o in questura sei arrabbiato per il fatto che ci hanno fatto voglia di sostituzione. Almeno questo è il mio pensiero. Poi se c'è un reato io non voglio perseguire, perché non abbiamo voglia di stare a tribunale con gli avvocati. Resta il fatto che questo qui ci ha insegnato una cosa, ed è un consiglio che do a chiunque voglia fare antimafia in una città che, vi dico pure il giorno preciso, in una città che il giorno allora il 5 febbraio, l'articolo è del 5 febbraio, che il 17 gennaio dello scorso mese di gennaio ha ospitato il raduno della decima masse con tanto di bandiera ai piedi dell'altare. È una città molto religiosa, ma il prete accetta la bandiera della decima masse all'altare. Non solo, sempre nello stesso periodo, mi riferisco al 16 gennaio 2016, Gorizia è stata presa d'assalto, una parolaccia, è stata usata da parte del raduno per fare il raduno dei combattenti della decima flottiglia masse, con tanto di saluto fascista, quando io ho qui davanti a me una copia vecchia della Costituzione che mi dice all'articolo 11 provvisorio, leggo testualmente per correttezza di informazione, perdonatemi, l'articolo 12 provvisorio, l'articolo 12 provvisorio, cito testualmente, è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, virgola, del 18 partito fascista, punto. Noi abbiamo avuto il sindaco di Gorizia che ha tranquillamente ospitato nelle sale comunali, quindi di tutti, anche la mia, che non abita a Gorizia, la bandiera della decima masse. Io a questo punto dico, ragazzi, a Gorizia le cose sono due: o è guerra o è guerra. A Gorizia non vogliono la legalità, e beh, sarà per me un impegno, diciamo pure, guarda, diciamo sarà per me un impegno, io mi impegno di fronte a voi a portare una parola di legalità nella città di Gorizia. Andrea, costi diciamo pure costi, che per nostra fortuna la città di Gorizia non è rappresentata da un singolo elemento. Assolutamente. Quindi, assolutamente d'accordo, ripeto, con la chiedo scusa ai goriziani in ascolto che magari si sono pure arrabbiati, e hanno ragione. Purtroppo però il segnale che è partito a livello nazionale e non solo nazionale è questo. Ecco, diciamo che piuttosto bisognerebbe capire come mai ancora oggi, e con più di 900 morti, più di 900 morti per mano di mafia, ancora oggi innanzitutto c'è bisogno di una giornata di commemorazione, quasi durante, esatto. Impossibile durante tutto l'anno tenere su o comunque viva l'attenzione su un problema che ormai non è più di carattere territoriale, Ugo, giusto? Come dicevamo la settimana scorsa con Guidotto. Sì, penso che Andrea, penso che ci sia anche molta ignoranza nel comportamento di alcuni, diciamo, nelle iniziative di alcuni personaggi. Perché se è vero che c'è una tendenza, diciamo, destrorsa alla conduzione della città di Gorizia, penso che il nome Agende Rosse abbia indotto qualcuno a pensare che si tratti di una manifestazione, diciamo, della controparte. Esatto, quando io non capisco qualcosa, ho il coraggio, a parte io sono comunista, non capisco niente, per l'amor del cielo, sono ignorante, Andrea, quando io non capisco vado lì e chiedo, No Andrea, non prendo decisioni così, e quindi andava spiegato che non era una manifestazione che apparteneva a nessun colore politico, ma era una manifestazione che diciamo aveva una coerenza per la sua presenza in quel momento lì, per la data, diciamo, a cui faceva riferimento. Quindi esatto. Dire, ma io allora ti voglio rispondere, si cambia Agenda Rossa, c'è un motivo, insomma. Se volete ve lo spiego, ma è lunga la spiegazione, non è lunga, è una ripetizione di qualcosa che è stato già detto. Ma c'è anche un altro fattore che io so per certo che un ordine va rispettato. Su questo non si discute, nei militari, nell'esercito, una volta funzionava così, l'ordine va eseguito, punto. Ma è anche fatto obbligo a chi riceve l'ordine di non eseguire l'ordine quando questo ordine è in contrasto con il vigile. Doveva venire lì, doveva chiedere gentilmente: scusate, ma chi siete, che fate, perché, eccetera eccetera. A priori, non mi ha chiesto se avevate le autorizzazioni. La BBC si è preoccupata: avete le autorizzazioni? Sì, però lo striscione no. Va bene, lo vogliamo, non è un problema, perché evidentemente a bisticcià
No, ovviamente no. Oh, arrivederci, grazie. Chiaro che io in quel preciso istante ho tirato fuori tablet, cellulari, macchine fotografiche, e fatto la fotografia, noi ce ne abbiamo. Perché io non sono il capo del movimento delle agende rosse, insieme a me ci stanno migliaia di persone e devono sapere quello che succede. Devono sapere che è inutile andare a Palermo a piangere lacrime di coccodrillo il 23 maggio o il 19 luglio e poi qui non facciamo niente, ce ne frega. Tutto questo purtroppo, Andrea, siamo non voglio dire abituati, perché sono cose alle quali non ci si abitua mai, ma è diventato oramai consuetudine. Questo è il paese delle commemorazioni e del poi, nel senso che poi si dice ma potevamo fare questo, potevamo fare quest'altro. Per intanto la gente è morta e questo è un dato inconfutabile. Assolutamente. Per cui, tornando al discorso che ci debba essere una festa, una giornata dedicata alla commemorazione, quando è un problema oramai quotidiano che ha pregnato la vita di ognuno di noi, tutto l'ambito professionale, amicale, è tutto comunque inquinato, neanche cioè proprio inquinato dai sistemi criminali integrati, perché ormai fare delle differenze è diventato anche abbastanza complicato, perché l'una è intimamente collegata e legata all'altra. Insomma, qui stiamo comunque parlando nel paese dove c'è in corso un processo che deve assodare se c'è stata la trattativa tra lo Stato e la mafia. Scusami, Antonella, da te non mi aspettavo questa parola. La trattativa c'è stata, punto. Lo so, Andrea, ma il processo è in corso. Il processo è in corso. Però anche l'ex Presidente della Repubblica disse sì, trattammo. Nicola Mancino disse sì, abbiamo trattato. Assolutamente. Sì, quindi, questo processo io riferisco parole di altri. Ecco. Riferisco parole di altri. Sì. Lasciamo stare le dichiarazioni di San Cimino. Come quanto? Rimaniamo una buona idea. Il fatto che la trattativa ci sia stata, io per prima sostengo da sempre che non c'è molto da discutere se non niente, ma c'è un processo in corso, quindi aspettiamo la fine del processo, dopodiché potremo essere assolutamente certi di chi, di come e di quando. Sul perché credo non ci siano tanti dubbi oramai, per cui lo metterei da parte quel discorso, anche se il processo d'Artaglia ha svelato il perché, il per come, quando e cosa. Appunto, però lasciamo che gli eventi giungano alla loro naturale conclusione, perché comunque credo che sia giusto così. Ma ti chiedo, Andrea, tu che ormai da anni ti occupi di antimafia, tu che fai parte del gruppo delle agende rosse, oggi come oggi ha ancora un senso fare un giorno di commemorazione? Allora, domanda da 100 milioni di punti. Sì e no. Ha un senso perché la signora Maria, che notoriamente non sa neanche che ci stanno i morti di mafia, che è convinta che la mafia è un problema del sud, il commentator Mario, che è convinto che la mafia sono quattro siciliani che si sparano tra di loro, almeno un giorno all'anno si puliscono la coscienza. Assolutamente no, perché i morti di mafia sono morti per me, per te, per Rosario, per Massimo, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Domani noi ai nostri nipoti che cosa diciamo? Noi dobbiamo fare memoria di queste morti, dobbiamo essere tutti i giorni, ma non dico tutti i giorni in piazza a ricordare Emanuele Aloio o Giovanni Falcone o Carlo Alberto Dalla Chiesa. No, dobbiamo aprire il giornale e imparare ad aprire il giornale e cominciare a leggere le notizie in maniera diversa. Solo così, con anni, con metodo, con anni, con tempo apparentemente sprecato, solo così noi potremo domani andare dal signor Tizio e dire no, tu qui hai fatto questo, perché fino adesso, e qui ringraziamo chi ci ha dato le televisioni private, ci siamo informati solamente sul perizoma che porta la Marini questa sera, e di più non ci interessa. Sono parole pesanti, lo so, censuratele pure, ma questa è la realtà. Tanto perché quando io vengo a sapere in televisione che una persona che era lì ospite si è scandalizzata per aver visto Rocco Siffredi nudo, quando tutto il mondo sa che Rocco Siffredi è famoso per una certa cosa, cioè questo mi casca dal pero, certo. Quando io so che ci sono dei giornalisti che si occupano di calcio, faccio un esempio,
si occupano di calcio e sono bravi nel parlare di calcio, perché loro conoscono l'allenatore, conoscono il vice quello che c'è la chiave dello spogliatoio, eccetera eccetera, e non aiutano una persona che sta cercando di occuparsi di calcio. Ma loro dicono: noi aiutiamo tutti. Cioè, ragazzi, qui che musica suoniamo? A che gioco giochiamo? Dobbiamo noi per primi, e qui mi ci metto io come capofila, noi per primi, come dice Salvatore, noi per primi distruggere, combattere la mafia che è in noi. Noi per primi, perché come dicevi tu, Antonella, è talmente permeata la mafia, è talmente dentro di noi, che ormai noi l'abbiamo nel sangue. La diamo per scontata ormai, riteniamo che tutto sia normale, che sì, questo sia l'unico modo di vivere e che alternative non ce ne sono. Se a te sembra normale, se a te sembra normale che esistono oggi come oggi, nell'anno 2016, oggi è il 23 marzo, 22:35, così ti faccio qualcosa pure io di particolare. Se oggi come oggi ti sembra normale che esista gente che pretende di avere l'ospedale sotto casa e non paga le tasse, signori, se per voi è normale trovare quello che posteggia in doppia fila perché tanto lo fanno tutti, signori, cioè mettiamoci d'accordo, a che gioco giochiamo? Ma assolutamente, per questo il rispetto della legge, il rispetto della legge significa che se io non ho il tesserino di handicappato, fisico o mentale che sia, non vado a posteggiare nel posteggio degli handicappati. Non c'è bisogno, certo, di qualcuno che mi dice: imbecille, questo è un posteggio degli handicappati. Ma questo, Andrea, è poco ma sicuro. Spesso durante le trasmissioni noi ripetiamo che il primo modo di fare antimafia è proprio quello di cambiare anche nelle scelte quotidiane che ognuno fa, perché è da lì che parte tutto. Però, ecco, e io adesso mi voglio collegare un attimo agli articoli pubblicati su Antimafia 2000, che è la testata, antimafia2000.com naturalmente, che è la testata con la quale realizziamo queste trasmissioni, che ci dà la possibilità comunque di parlare spesso o con Aaron Pettinari, con il nostro direttore Giorgio Bongiovanni, che salutiamo naturalmente in questo momento impegnato in altre situazioni. Ecco, sul sito di Antimafia 2000, al quale naturalmente non riesco a collegarmi come al solito, comunque ecco, c'è la storia di Cutro, un imprenditore che ha denunciato, un attimino solo che forse riusciamo a caricare la pagina, ecco, va bene, comunque nell'attesa, ecco qui: Cutro rischia di perdere tutto e lo Stato resta a guardare, di Francesca Mondin, che ci piacerebbe sentire, perché è difficile, Andrea, trovare donne che facciano antimafia con le quali parlare. Tempo fa abbiamo avuto ospite Rossella Malfa, una nostra concittadina, una ragazza barese che ha aperto un caffè e lo ha dedicato alla memoria di Peppino Impastato, il caffè dei 100 passi. L'abbiamo avuta qui, sì, l'abbiamo avuta qui in studio con noi ospite, e è stato un momento molto bello, perché comunque in una terra abbastanza difficile come la nostra, dove tutti sanno è presente, vive uno dei più grandi boss, Savino Parisi, che alla cronaca nazionale è ben noto. Ecco, Cutro si trova in una situazione molto molto difficile, per cui ha dovuto chiudere la sua azienda, è in gravissime difficoltà con la sua famiglia. Quindi oggi chi denuncia, i pentiti, tutti coloro che si ritrovano in una posizione di antagonismo con i sistemi criminali organizzati, sembra quasi non sentirsi supportato da quello, sì, che invece è uno Stato che per primo dovrebbe avere interesse a smontare, a sradicare questa cultura mafiosa che invece ormai è diventata caratteristica del nostro paese. Cosa pensi tu a riguardo, Andrea? Allora, io non ho ancora avuto il piacere e l'onore, dico anche, aggiungo, di poter parlare con Ignazio, però vi dico anche un'altra cosa, a prescindere dal gesto bello che ha fatto Ignazio, anche qui al nord abbiamo lo stesso problema. C'è un signore che è partito dalla Calabria, è venuto a lavorare qui nel ricco e laborioso nord-est,
ha denunciato la mafia e l'amico Rocco Ruotolo è stato abbandonato a se stesso. Non per una serie di motivi che voi comprenderete, sappiamo dove vive, ma non possiamo dirlo, eccetera, eccetera. E non è che vive poi molto lontano dalla zona di Rosario Massimo, tanto per capirci. Sempre in quella zona io conosco un'altra persona, una scrittrice locale che si era occupata di mafia, la Monica Zavnetta, famosa nel mondo, come dico io, per due libri. Uno che parlava della strage di Peteano in provincia di Gorizia, tanto per ricordarci, dove morirono 3 carabinieri, tanto perché Gorizia è una zona esente dalle mafie, dai morti, eccetera, eccetera. E il secondo libro, l'altro libro che le scrisse, che tra l'altro consiglio agli ascoltatori del Nord-Est, perché proprio parla della mafia qui al Nord-Est, è A Casa Nostra, ha dissacrato un po' la parola Cosa Nostra in Casa Nostra, e parla di quello che era la mafia del Brenta. Esatto. Anche la Monica praticamente si sta occupando di moda perché viene boicottata. Fu denunciata da Fini perché scrisse in un libro che Fini era in zona Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine quando ci fu la strage di Peteano. Ecco, cioè, qui arriviamo a questi livelli. Non sono solo gli imprenditori che giustamente dicono non voglio pagare il pizzo, denunciano e si trovano in quella cosa malodorante. Ci siamo tutti noi, e tutti noi paghiamo il pizzo quando andiamo in comune per avere la carta d'identità subito perché devo andare in Croazia al mare, e vabbè, te la faccio, andiamo qui al caffè, ti offro il caffè. Quello è pizzo. Assolutamente. Quello è pizzo, signori. Quello è pizzo. Quando andiamo... La corruzione, difatti, è l'altra faccia della medaglia. Ma qui le medaglie ne è una sola e le facce ne sono tante. Per esempio, quando io vedo che mio figlio torna dalla scuola con i pantaloni strappati perché il bullo del turno gliel'ha strappati, e vado dal maestro o dall'insegnante a contestare il fatto del bullismo, la cosa nata, mi rispondono: ma sono ragazzini? No, sono ragazzini ste cose, che quello è bullismo, è l'anticamera della mafia. Per esempio, non tutti sanno, o almeno lo sa chi ha letto determinati libri, Brusca, colui che premette il telecomando per Capaci, era un appassionato di rally. Fatevi una domanda: quanto costa una macchina da rally? Quanto costa? Abbastanza. Costa 800-900 mila euro. Ecco. Come fa uno disoccupato ad avere 900 mila euro per comprare un'auto da rally? Ma sembra, signori, che cari, come fa un muratore? Come fa un muratore? Un muratore, non un costruttore, un muratore. Muratore è colui che prende il mattone con la calce e tira sul muro. Come fa questo muratore a vivere a Tavagnacco, provincia di Udine, avere un Ferrari posteggiato in garage e più di 50 milioni su conti correnti? Ovviamente non intestati a lui. Antonella, cioè, non scendiamo nello stupido. Ecco, no, non scendiamo nello stupido. Come fanno questi? Ma Andrea, se ha fatto Andrea 50 milioni da una parte, ma è possibile che la banca non gli è arrivata un attimo una buccia sull'orecchio? Ovviamente no. Come mai una cosca, adesso non ricordo il nome, usava una banca qui di Campoformi, di Codroipo, con versamenti dei 15-20 milioni di euro? Quindi fate due conti, prendete la calcolatrice perché per me è un conto impossibile, contanti uno sopra l'altro con il silenzio del direttore. Ma non c'è una legge che se io vado in banca e verso 2-8 soldi il direttore è obbligato ad andare a casa alla Banca d'Italia e dire: guardate che il pirla d'Andrea mi ha versato 8? Ma Andrea, e qui abbiamo due leggi. Abbiamo la legge del potente, del mafioso, e la legge che vale per me, per te, per Massimo, per Rosario, per Mario, per Mariella. Purtroppo sì. Purtroppo no. Bisogna cambiare. La realtà in cui viviamo è questa, cosa. Andrea. Ed è per questo che noi siamo qui, proprio perché questa realtà la vogliamo cambiare. Assolutamente. Perché è inaccettabile che un uomo che ha deciso di minacciare chi li voleva estorcere del denaro sia arrivato al punto di dire: se vado avanti così mi do fuoco. Non è possibile, in uno Stato che si definisce tale democratico, che un uomo che ha fatto solo il suo dovere, che ha fatto quello che era nel suo potere per tentare di dare il suo contributo e cambiare la realtà vergognosa della quale hai parlato sino a questo momento, e che tutti noi conosciamo, ma sembra che esista tutto da un'altra parte.
sembra che tutto questo non ci riguardi. È vergognoso che il mio amico Agostino debba girare con la scorta semplicemente perché tu lui faccia la mostro. Benissimo. Allora, se noi siamo qui a parlare di questo, se tu sei andato a Gorizia e ti sei dovuto ritirare tra virgolette in buon ordine, perché ovviamente il tuo buon senso ti ha portato a fare questo, non possiamo dire altrettanto di chi ogni giorno continua a dire questa è diventata una nazione invivibile, però alla prima occasione sta lì a cercare qualcheduno che gli risolva il problema, sta lì a cercare qualcheduno che trovi il lavoro al figlio, sta lì a cercare qualcheduno che non gli faccia saltare in aria l'attività commerciale qualora ne abbia una. E questo è il discorso. Allora non possiamo continuare ad aspettare che siano gli altri a risolvere il problema o gli altri a denunciare. O c'è una presa di coscienza collettiva, ma davvero collettiva, di tutti quanti, non solo di noi che ci ritroviamo alle 11 di sera al mercoledì perché non abbiamo nient'altro di meglio da fare a parlare qui di questo, no? Allora questa coscienza collettiva secondo te come si arriva? Come si raggiunge? È sufficiente fare il giorno della memoria? È sufficiente fare il presidio? O forse c'è qualcos'altro che si dovrebbe fare? Allora, ti ripeto, il giorno della memoria serve a chi si deve lavare la coscienza per lasciare due lacrime di coccodrillo. E questo va bene. Fare presidi continuativi, come stiamo cercando di fare noi qui come Agende Rosse, serve per svegliare la popolazione, ma soprattutto serve una cosa molto banale, molto stupida, ma come sempre la soluzione è più banale di quello che non si pensa. È più semplice. Insegnare educazione civica fin dalla prima elementare. Che è esattamente. Insegnare al ragazzino di 5 o 6 anni di prima elementare che esiste un documento che sarà anche vecchio perché è stato stilato precisamente, sempre per essere precisi, che io le date poi non me le ricordo, il 27 dicembre del 1947, a firma del carissimo e compianto Enrico De Nicola con Umberto Terracini e Alcide De Gasperi. Cioè sono nomi che a me stanno facendo i capelli in testa, cioè sono nomi, sono dei santi, sono delle persone irraggiungibili, non perché sono morte ma per quello che hanno fatto. Ma nessuno, tutti conosciamo la Costituzione, l'abbiamo messa sotto al tavolino della sala che balla per evitare che ne balla quando invito gli amici, e sta lì, chi se ne frega. E invece in quel piccolo libricino scritto in una maniera meravigliosa, io inviterei chi non l'avesse mai letto di aprire questo libricino. Sono 40 pagine, quindi non è che sono quei tomi scolastici di 6.000 pagine. È scritto in una maniera che un bambino di 7 anni lo può comprendere. Un bambino di 7 anni la legge in 2 minuti la Costituzione e la capisce tutta, perché semplice, lineare, lì c'è scritto tutto. E insegnando questo piccolo libricino ai bambini fin dalla prima elementare, se fosse possibile, noi domani a regime avremo dei cittadini, come dicono alcuni politici, avremo degli uomini, delle donne impegnati nella cultura, impegnati nello sport, impegnati nella politica, impegnati dove vogliono, ma più presenti, più preparati. È assurdo che un paese civilizzato come l'Italia che non abbia questa piccola dose. È assurdo che un paese civilizzato come l'Italia, con mille più morti di mafia, mi arriva a insegnare la prima guerra punica. Scusate. Ma guarda, mi può anche star bene che insegni la prima guerra punica, ma non mi sta bene che non venga assolutamente considerata la storia del paese e non riportata a livello nozionistico con date, con no, la storia del nostro paese sono anche tutti coloro che sono morti ammazzati dalla mafia. La storia del nostro paese sono anche i giudici antimafia, tutte le scorte, tutti i ragazzi, esatto, perché qui parliamo anche di ragazzi molto giovani, di famiglie distrutte dalla mafia, bambini mainati, come nel caso di Nino Agostino. Assolutamente. La moglie di Nino Agostino, forse abbiamo dimenticato, la moglie di Nino Agostino era incinta, quindi esatto, è un'altra vittima più innocente di un bambino nel grembo della mamma. Io penso che non credo ci possa essere nessuno. Solo Dio potrebbe essere più innocente di quella creatura lì. Ecco, allora se non insegniamo alle giovani generazioni la storia
moderna, la storia attuale, la storia di pochi decenni fa, perché tutto sommato il 1992 non si perde nella notte dei tempi, è vicinissimo a noi, soprattutto tutto quello che è accaduto conseguentemente, e parlo di 1992 perché purtroppo è stato l'anno che ha visto la perdita veramente di due, tu parlavi prima di santi, io l'anno li definisco altrettanto. L'anno di svolta. È stato un anno nero. È stato un anno nero per la nostra democrazia, è stato un anno nero per la nostra repubblica che si definisce democratica, perché non è possibile che due giudici della portata e del calibro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino siano caduti in maniera così stupida, se vogliamo. È una maniera stupida, perché erano tutti ben consapevoli, loro per primi naturalmente, di quello che stava accadendo, eppure non c'è stata nessuna reazione antecedente, dico, agli attentati. È stato fatto accadere tutto, è stato fatto passare quasi come un fatto ineluttabile, per cui nella collettività che cosa è successo? È successo che ognuno ha pensato: se io mi contrappongo alla mafia è impossibile che io non muoia. Per cui, siccome non sono tutti nati con l'indole dei martiri, qualcheduno ha ben pensato di adeguarsi, e questo adeguamento si è passato di generazione in generazione, sino a giungere a quello a cui oggi assistiamo. E cioè, se una persona decide di denunciare, vede la sua vita rovinata e quella dei suoi figli. Per cui io mi chiedo se questa sia ancora la Repubblica dei Santi che tu nominavi poco fa. Ora, il mio regista mi sta tirando le orecchie perché mi dice: sono le 22:50, devi dare la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti perché si deve chiudere. Quindi io passo la linea a Massimo Bonella. Sì, grazie Antonella. Di aggiornamenti, diciamo, al momento non ce ne sono, permangono sempre le ultime notizie che ho dato prima. Possiamo vediamo, sto infatti consultando qua queste ultime news, vediamo se riesco a trovare quella, diciamo, più importante, quella che emerge, che ha più importanza di tutte. Vediamo un attimino se riesco a trovarla. Si parla che appunto forse un'italiana sia morta in metro, dunque i feriti salgono adesso a 300. Ecco, questo è proprio l'ultimo aggiornamento, l'ultimo bilancio: 31 morti e 300 feriti. È tutto per il momento, non avrei altro. Ok Massimo, allora io passo un attimo rapidamente alla lettura dei titoli di Antimafia 2000. E dunque, così onoriamo Tina Anselmi, una vera madre della patria, a firma di Arion Pettinari. Libertà, giustizia, verità e impegno, l'urlo di Don Ciotti nel nome delle mafie. Un documento completo di video e di foto, sempre a firma del caporedattore di Antimafia 2000 Aaron Pettinari. Poi Non di sola mafia, la seconda parte, di Giorgio Bongiovanni e Miriam Cuccu. Cutro rischia di perdere tutto e lo Stato resta a guardare, di Francesca Mondin. Sono pronto ad un gesto estremo. Una nuova cosa nostra, sì, con la morte di Rina e Provenzano, di Aaron Pettinari. Poi ancora in apertura abbiamo un segnale per l'Europa. Questo è un articolo a firma di Giulietto Chiesa, che appunto si è occupato del massacro di Bruxelles. Ancora Mori e buffoni di Stato, sempre di Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari. Fava, a Catania rischio mafia in consiglio, grave il silenzio di Bianco. La strage di Capaci, frutto della furia di Rina, sempre di Aaron Pettinari e Francesca Mondin. Ancora l'articolo di Francesco Saverio Lodato, l'articolo di Francesco Saverio Lodato: Falcone venne a Palermo per fottermi. Dunque, andando ancora giù per la pagina della testata giornalistica, 'Ndrangheta, arrestati ex assessori e consiglieri favoriti per ottenere voti, intreccio politico mafiosi,
ai domiciliari anche l'ex sottosegretario Principe. Sistema Reggio, scacco alle cosche del capoluogo calabrese. Poi nella sezione Focus, Emilia, al via oggi il ritiro ordinario di Sara Donatelli. Messina Denaro, cercatelo a Partanna. L'indicazione è scritta da un anonimo su un muro del centro Bellicino, di Rino Giacalone. E insomma, qui cominciano anche, no, a ritrovarsi in situazioni di questo tipo. Terzo millennio dall'estero, giudice Viana, nuovo codice di procedura penale favorirà la mafia. Profonda crisi, profonda analisi del pubblico ministero uruguaiano sul codice di procedura penale in vigore dal 2017. Droni della Sicilia con slancio di Antonio Mazzeo, grandi manovre a Sigonella e grandi ampliamenti. Sempre relativo alla crisi internazionale, la Russia e la vittoria. Sotto i nostri occhi, cronaca di politica internazionale, l'annuncio del ritiro parziale dell'esercito russo dalla Siria. Ancora scorrendo la pagina di antimafia2000.com, nella sezione Opinioni Società, Catania, la prima città senza Falcone, di Riccardo Orioles. Attualità, la mafia c'è anche quando non spara, ma l'Europa non lo capisce. Ecco, questo è un articolo molto interessante che ci consente di capire anche come la mafia ha cambiato la sua modalità operativa. Non è più un problema di... ha abbandonato ormai la strategia stragista, ma per ovvie ragioni, quindi... Politica, le vittime di mafia e l'Italia di oggi, di Nicola Tranfaglia. Stavi dicendo qualcosa, Andrea, scusa? Sì, volevo fare un appunto sulla mafia cambiata, è vero. Sì. Siamo d'accordo con quello che scrisse l'ex giudice, ora in pensione, Giancarlo Caselli. Sì. La mafia non ammazza più. Non ha bisogno di ammazzare. Non gli serve più. Non occorre. Ti lasciano senza lavoro, senza macchina, tartassato le tasse, l'hanno ammazzato, ma non hanno ucciso nessuno. E certo, ma infatti parliamo sempre peggio, della zona grigia. Ed è peggio. Certo, è peggio. È peggio perché il controllo sulla vita di ognuno di noi è ancora più pressante ed è ancora più ineludibile per certi versi, no? Certo. Dunque, discorrendo di La Tua, la speranza contro la mafia, riflessioni di uno studente sulla giornata di Libera. Questo è un articolo ricchissimo dei sentimenti di un ragazzo giovane che ha forte, come te Andrea, come tutti noi del resto, la passione per l'antimafia. Ancora accanto, Don Puglisi, centro a rischio di chiusura, da anni aspettiamo i fondi. E questa è un'altra pagina molto molto triste della nostra cronaca. Il sindaco Orlando alle Iene, pagheremo entro 15 giorni. È molto grave questo, è un altro gravissimo segnale che arriva dal centro fondato da Don Pino Puglisi, altra vittima della mafia. È grande educatore, ecco, lui nel suo ambito ha fatto esattamente quello di cui parlavamo prima, ha tentato di insegnare, ha voluto insegnare l'educazione civica, il rispetto per la legalità, il valore della legalità ai bambini del quartiere Brancaccio, uno dei più complicati della complicatissima città di Palermo. E proprio nel centro, il centro Padre Nostro adesso corre il rischio di essere chiuso a causa della mancanza di fondi. E ripeto, questo è un altro spaccato molto triste sia della nostra società che della nostra democrazia. Sì, ancora. Prego Andrea. No, mi dispiace interrompere. Prego. Mi dai il là, come si suol dire, per una cosa alla quale personalmente tengo in maniera particolare. Avete avuto ospite il caro Salvatore Borsellino, ricordo, adesso non ricordo il giorno, ma ricordo che fu ospite di Radio Science. Sì, sì, certo. E Salvatore Borsellino ha ricomprato la casa, la sua casa natale in via della Vetreria, l'ha rimessa a posto proprio per fare una sorta di centro di aiuto per i ragazzini del quartiere. Quindi c'è la casa volontà, di Paolo, certo, la famosa casa di Paolo, esatto, c'è volontà anche da parte nostra come Agende Rosse di fare qualcosa.
però purtroppo quando ci troviamo in queste situazioni le volontà vanno un po' a quel paese, ecco. E no, è là che invece bisogna fare ancora di più. Lo so. Bisogna fare ancora di più. Ma infatti te ne dico una, abbiamo qualche minuto alla rassegna stampa, ma sono informazioni che non tutti hanno. Ci sono delle ragazze, delle signore, perché non sono più ragazzine, ragazzine oggi sono 10-12 anni, delle signore che tutti i giorni vanno a casa di nella casa di Paolo per dare una mano a quei ragazzi per i compiti, per un dopo scuola, per insegnare loro, che ne so, a pitturare, a montare un tavolo. Tutte queste piccole cose, che sono piccole cose, però sono piccole cose che messe una sopra l'altra, fanno quel muro come faceva quel muratore, un mattoncino alla volta tirato sul muro. Fanno una casa nuova per la legalità. Dovremmo fare tutti quanti questa cosa. In ogni città d'Italia dovremmo avere una casa dove i bambini, i ragazzini, soprattutto oggi dove due stipendi a casa non bastano più, figuriamoci se possiamo permetterci il lusso di avere la babysitter che mi va a prendere il bambino, eccetera, eccetera. Si prendono dei beni confiscati alle mafie, perché ci stanno anche dove non si pensa, e si riutilizzino a costo zero per la collettività per una sorta di dopo scuola, dove noi però insegniamo la Costituzione, insegniamo chi era Giovanni Falcone, chi era Francesco Morvillo, chi era Carlo Alberto Dalla Chiesa, chi era Beppe Montana, chi era Calogero Zucchetti e chi più ne abbia metto. Ecco. Adesso prometto, sì, non aprire la bocca. Ci deve essere una contrapposizione di fatto, non solo teorica naturalmente, perché poi alla fine è esattamente questo quello su cui tutti i sistemi criminali organizzati hanno sempre contato: la profonda ignoranza e la profonda miseria. Per cui chi è profondamente ignorante, e chi ignorante nel senso che non ha la possibilità di accedere all'istruzione perché le condizioni di vita sono talmente disastrosa, e non si stupiscano chi ascolta. Ancora oggi nel 2016 esistono nel nostro paese famiglie, ragazzini che non possono accedere all'istruzione perché le condizioni economiche della famiglia non glielo consente. Il livello di, il tasso di evasione scolastica nel paese è ancora troppo alto, decisamente troppo alto, e questo non fa che giocare a favore della controparte. Per cui quello che Salvatore Borsellino ha fatto realizzando la Casa di Paolo è un grandissimo progetto e deve essere naturalmente di stimolo e di esempio per tutti noi. Andando avanti, di modo che si possa concludere la rassegna stampa, chissà che ne direbbe il piccolo principe dei carri armati sui bambini di Giulio Cavalli. In questo articolo si parla dell'Ungheria, del filo spinato e dei muri, uno dei tanti che si vuole tirar su per impedire l'ingresso dei migranti in Europa. Di seguito trovate nella sezione degli eventi tutti quelli segnalati a Palermo il 9 aprile, Vina Fausa in morte di Attilio Manca, Letizia Battaglia antologia a Palermo dal 5-6 marzo all'8 maggio, 1-10.000 agende rosse, quale democrazia, Milano 28 febbraio 31 marzo. Ecco, ancora sotto poi trovate la sezione dedicata ad alternative a Pandora TV, Putin ordina il ritiro militare dalla Siria, padre Alex Zanotelli, pericolo di guerra se non si manifesta, il mondo fritto sulla canna di fucile, editoriale di Giulietto Chiesa. Questo editoriale è dedicato a insomma parla della campagna elettorale che si sta svolgendo negli Stati Uniti d'America, in particolare ecco del video promozionale del candidato repubblicano Ted Cruz, che mostra ai spettatori il singolar modo che lui usa abitualmente per preparare il bacon, cioè lo avvolge sulla canna del fucile e spara, di modo che il calore della canna cuocia il bacon. Ritengo che si stia rasentando veramente la follia e l'esaltazione massima. Va bene, non che a noi manchino i guai, però anche dall'altra parte non stanno messi particolarmente bene. Bene, con questo noi concludiamo, passiamo rapidamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo.
Sì, grazie Antonella, abbiamo un aggiornamento. Dunque, il Viminale ha innalzato le misure di sicurezza negli aeroporti italiani dopo l'attentato di Bruxelles. Secondo quanto si apprende, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha disposto un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di controllo già elevati, con particolare riferimento ai principali scali italiani. Disposti inoltre coordinamento immediato con tutte le forze di sicurezza presenti negli aeroporti e uno scambio informativo con le direzioni aeroportuali e con le società che gestiscono gli scali. Tutti i voli da e per Bruxelles sono stati cancellati. Innalzate a Roma le misure di sicurezza, in particolare la vigilanza sugli obiettivi sensibili. E con quest'ultimo aggiornamento è tutto dalla redazione di Pineta Oggi TV, Radio Favaro Veneto. Alle 23.04 restituisco la linea a voi, Antonella Internò Lombardi. Tra parentesi, a minuti, anzi forse già in onda, il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter sulla televisione terrestre interregionale video Telecarnia, frequenza da Piancavallo 690. A voi. Grazie Massimo. Bene, noi dobbiamo Grazie salutare Massimo. tutti i nostri ascoltatori. Salutiamo Andrea Del Zozzo e lo ringraziamo naturalmente per essere stato con noi questa sera. Grazie Andrea. Arrivederci Andrea. No, io ringrazio voi per lo spazio che ci avete dedicato, per la sensibilità verso questo tema che apparentemente è banale, ma è molto interessante. Resto a vostra disposizione se volete in altre giornate, eccetera, eccetera. D'accordo? Grazie Andrea, Grazie a grazie voi ragazzi. e buon lavoro. Grazie. Salutiamo Rosario Moreno, salutiamo Ugo Moreno, li ringraziamo per averci seguiti da un punto di vista tecnico per la regia. Ciao, Ciao a buonasera a tutti. tutti quanti. Buonasera a tutti. Ciao. Fratello Ugo. E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori mercoledì prossimo, sempre alle 22, sempre su Radio Saiuz, per un nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. 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 Buonanotte.